punto 2012. Da 9.500 euro con ESP e clima, GPL al prezzo del benzina. Spaccia hashish al concerto del 1° maggio, arrestato. Scoperto mentre rubava in casa, 39enne in manette. Tarsu e IMU, previsto nessun aumento. Polibortone presenta il piano per Lecce. Lecce a Torino per cercare l'impossibile. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Apriamo con la cronaca. Un 21enne di Campi Salentine è stato scoperto ieri dai carabinieri mentre spacciava hashish al concerto del 1° maggio. Momentaneamente si trova in regime d'arresto. Oggi ci sarà il giudizio dell'autorità giudiziaria. Sentiamo. Ieri nella capitale c'era aria di festa, musica, divertimento, svago e a quanto pare anche droga. La notizia giunge in merito ad un'operazione condotta dai militari dei nuclei operativi e delle stazioni, delle compagnie del gruppo di Roma, supportati da quelli dell'ottavo reggimento Lazio e dal nucleo cinofili di Santa Maria Galeria. L'attesissimo concertone del 1° maggio ha avuto, come ogni anno del resto, un successo strepitoso. Tanti ragazzi accorsi da tutta Italia per vedere i cantanti avvicendatisi sul palco di Piazza San Giovanni. Tra questi circa 60 però sono stati arrestati. Uno di loro è della provincia leccese, 21enne, partito da Campi Salentina. Il giovane sarebbe stato sorpreso dai militari mentre spacciava hashish. Attualmente si trova in regime d'arresto, ma già oggi ci sarà il giudizio direttissimo davanti all'autorità giudiziaria. L'operazione che ha portato a tali arresti rientra a pieno titolo nell'ambito di servizi straordinari predisposti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi della famosa area romana in occasione del concerto del 1° maggio, indetto per la festa dei lavoratori, nonché per contrastare i borseggi e le rapine in danno di giovani e turisti durante le fasi di afflusso e deflusso. Proseguiamo con la cronaca. Era già stato arrestato un mese fa per lo stesso reato, furto in appartamento, e si trovava ai domiciliari. Ieri un 39enne si è introdotto in una casa mentre all'interno c'erano i proprietari che lo hanno visto e inseguito. Poco dopo, rintracciato dalla polizia, è stato arrestato anche per evasione. Miriam Gabellone. Una telefonata al 112, la richiesta dell'intervento del personale dell'ufficio volanti e subito l'arrivo dei poliziotti in via Lecce al civico 32 a San Cesario. Qui il proprietario dell'abitazione aveva assistito in diretta al furto nella sua stessa casa. Dopo aver fornito una descrizione dettagliata del ladro agli agenti, ha raccontato che mentre pranzava con la moglie ed il nipote 18enne, quest'ultimo si è accorto di una presenza sospetta di un estraneo che dal salone si era affacciato verso di loro ed ha iniziato così ad inseguirlo. Inutilmente, in quanto il ladro, in sella al motorino ad alta velocità e contromano, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Grazie al numero di targa i poliziotti sono risaliti al proprietario del ciclomotore, Marco Casilli, 39enne leccese, già noto in quanto arrestato un mese fa in occasione di un altro furto in appartamento. Lo hanno raggiunto così nella sua casa e qui nell'atrio gli agenti hanno subito notato lo scooter, uno scarabeo con la stessa targa loro indicata, con il motore ancora caldo. Dall'atrio all'interno dell'abitazione dove c'era Casilli, che alla vista dei poliziotti ha assunto un atteggiamento alquanto nervoso, cercando di opporsi alla perquisizione personale e domiciliare. Ci teneva a proteggere la nonna gravemente ammalata e proprio per questo non voleva venisse disturbata. Questa è la motivazione addotta dal 39enne. Naturalmente però non è sfuggito al controllo, il quale ha permesso di rinvenire nella camera da letto gli indumenti indossati al momento del furto. Nella tasca del giubbino vi era una scatola in pelle verde con all'interno un'antica sveglia in ottone dorato ed un altro oggetto in argento. Il materiale è stato sequestrato e Marco Casilli, su disposizione del magistrato di turno, arrestato per furto aggravato in abitazione ed evasione, in quanto era già sottoposto ai domiciliari. Cambiamo argomento, passiamo alla politica. Questa mattina l'assessore al bilancio del comune di Lecce, Attilio Monosi, ha indetto una conferenza stampa per dire ai cittadini che la Tarsu non è aumentata e importanti novità arrivano anche dal punto di vista dell'IMU grazie alle parole di Paolo Perrone. Sentiamo. La materia tributaria non è certo di facile comprensione, soprattutto sotto il profilo tecnico per i cittadini, e sparare nel mucchio in periodo di campagna elettorale rappresenta un fattore di estrema scorrettezza. Con dati alla mano, l'assessore al bilancio e ai tributi del comune di Lecce, Attilio Monosi, replica alle opposizioni sugli argomenti che ruotano attorno alla Tarsu. Inviare la notifica di pagamento delle cartelle prima delle elezioni non è stato quindi un errore. Per quanto concerne dunque la tassa sui rifiuti solidi urbani, l'amministrazione ha deciso che non l'aumenterà nonostante l'aumento del costo del servizio, ma toglierà 3 milioni di euro da entrate sottratte alla spesa pubblica proprio per non tassare ulteriormente le famiglie. Non avendo speculato, non avendo pressato neanche per un centesimo sulle loro tasche.
i nostri avversari politici sbandierano invece il contrario, pseudo aumenti che non esistono, rincaro dell'IMU e altri tipi di pressioni tributarie, allora abbiamo ritenuto responsabile, un po' controcorrente sostanzialmente, notificare gli avvisi di pagamento della TARSU del 2012 prima della campagna elettorale, al contrario di qualsiasi altro amministratore che avrebbe optato per la soluzione opposta. Questo proprio per dimostrare che le tariffe TARSU 2012 sono esattamente identiche al 2011 e agli anni precedenti. E più in avanti, con l'arrivo del sindaco Paolo Perrone, sempre nella stessa conferenza stampa tenutasi questa mattina in sala giunta, sono state annunciate anche delle importanti novità sull'IMU. Queste le parole del primo cittadino. Noi stiamo facendo una battaglia sull'IMU per questione di equità. Non ci accomuniamo a quei sindaci che demagogicamente dicono di non pagare l'IMU. Noi però vogliamo che le risorse che vengono corrisposte dai cittadini al comune rimangano al comune per finanziare servizi e, perché no, anche per finanziare domani la possibilità di abbattere la IMU stessa. Ancora politica, Adriana Polibortone ha presentato questa mattina presso il suo comitato elettorale sito in via Oberdan il piano per Lecce e gli impegni della sua lista Io Sud, Grande Sud, Lino Dimitri. Non mi sono candidata per non fare un favore al centro-sinistra e per formare una coalizione forte, credo imbattibile. Risponde così Adriana Polibortone, candidata di Io Sud, Grande Sud, in appoggio a Paolo Perrone, polemizzando con chi gli chiedeva il motivo di una sua mancata ricandidatura a sindaco di Lecce. Dopo l'esordio in pieno stile Poli, la senatrice si è voluta poi concentrare sui contenuti del piano per Lecce, previsto negli impegni della sua lista in vista delle elezioni amministrative. La tutela e la rivalutazione degli antichi mestieri, con l'istituzione di borse di apprendistato per incentivare l'occupazione fra i più giovani, la costituzione di zone franche, di fatto, per promuovere l'avviamento commerciale nelle zone di riqualificazione della città, l'istituzione di un ufficio cinema e di una fondazione pubblico-privati per gestire complessivamente gli eventi culturali, mettere a regime il filobus cercando di eliminare il parcheggio e la circolazione di auto in città, diminuire il costo della TARSU, incentivando la differenziata attraverso l'attivazione della raccolta porta a porta ed eliminando i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Sono questi i principali punti su cui Io Sud, Grande Sud, si concentrerà per cercare di migliorare le condizioni di vita dei cittadini del capoluogo salentino. Lecce è la prima città in Puglia nella quale verrà installata una cabina multimediale, telefono, grandi schermi LCD, videocamere, touchscreen, wifi, postazioni per la ricarica elettrica e via discorrendo, una vera e propria innovazione tecnologica per il capoluogo salentino. È stata presentata questa mattina a Palazzo Carafa la nuova cabina definita intelligente, che darà la possibilità di telefonare, navigare su internet e accedere ai servizi per i cittadini messi a disposizione dagli enti pubblici. Adesso qualche piccolo istante di pubblicità, restate con noi. Edil Costruzioni Quarta, edilizia di qualità, da sempre. Numero verde 800 91 28 28. Maria Rosaria Ferilli, Io Sud. Trasparenza e merito nella città della cultura con Paolo Perrone, sindaco. Il mio progetto ha come scopo quello di dare più spazio all'area pedonale, di far percepire Lecce come una città ambiziosa che punta all'ecocompatibilità, ottimizzare i parcheggi di interscambio, l'accesso alla città da parte dei turisti e la mobilità per i disabili e non. Le buone idee vanno messe in circolazione. Sono Antonio Capone, candidato sindaco per la lista Verso Lecce. Così come ieri non tollerai lo scempio del mercato coperto, simbolo di degrado, oggi tocca a me abbattere lo scandalo del filobus.
monumento allo spreco che deturpa la città. Cambiamo, insieme possiamo. Concludiamo con il calcio. Questa sera, in vista del turno infrasettimanale, i giallorossi dovranno vedersela a Torino contro la Juventus in piena forma e per Giacomazzi e compagni si prospetta un impegno più che proibitivo. Luigi Taurino. Siederà regolarmente sulla panchina giallorossa questa sera Mister Cosmi nel corso della gara contro la capolista Juventus. Il giudice sportivo infatti ha accolto il ricorso del sodalizio di Via Templari e commutata la squalifica del tecnico con 10.000 euro di multa. Quella di questa sera sarà più di una partita proibitiva per capitan Giacomazzi e compagni, che si scontreranno con una compagine in piena corsa verso la conquista dello scudetto e che nelle ultime 8 gare ha fatto bottino pieno di vittorie, subendo tra l'altro un solo gol. Dall'altra parte il Lecce viene da due batoste contro Napoli e Parma, nelle quali si è evidenziata una brutta regressione sul piano del gioco. Novità per quanto riguarda i convocati: sono stati lasciati a casa Daniele Corvo infortunato e soprattutto Massimo Oddo, sempre uno dei migliori nelle ultime gare. Gli ultimi dettagli sulla formazione verranno sciolti al termine dell'allenamento di rifinitura di questa mattina. Ad ogni modo si va verso il consueto 3-5-2 con Benassi tra i pali, difesa composta da Tomovic, Miglionico e Di Matteo, linea mediana con Quadrado, Blasi, Giacomazzi, Del Vecchio e Brivio, Muriel e Di Michele a comporre il tandem d'attacco. Allo Juventus Stadium fischierà l'internazionale Valeri di Roma. Calcio d'inizio alle 20:45. E anche per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. TG News 24 vi dà appuntamento a domani. Arrivederci.